Nel giorno dell'Immacolata Colazione, la Chiesa Pastafariana italiana, senza alcun ausilio da parte del prodigioso Spaghetto Volante, è in forza esclusiva della facoltà di valutazione scelta del Concessoro, mi ha eletto Pappa della Chiesa Pastafariana italiana. Che cosa meravigliosa! Sono contentissima. Ringrazio il Concestoro, però ammettiamolo, questo avviene anche per la mia abbondante capacità di spirito. Questo è il mio primo discorso da pastefice massimo, e io parlo assai. Ciò che per moltissime religioni è impossibile o si tramanda unicamente tramite leggende e superstizioni, per i passafariani non solo è auspicabile, ma oggi è scelta, presa e programmatica. Un papa donna, un papa femmina che ovviamente non pratica l'astinenza sessuale. Tuttavia, da questo momento in poi, io voglio intraprendere un gioco con voi, ispirandomi alla bellezza del prodigioso spaghetto volante che è così fortunato da avere tutti compresenti gli attributi sessuali, ho deciso che ognuno di voi mi può assegnare il titolo, l'articolo o la desinenza che meglio crede al mio titolo. Quindi, il Papa, la Pappa, la Pappessa, il Pastefice Massimo, come voi volete, tanto per effetto della transustanziazione, io resto comunque ciò che sono. Rendere culto al prodigioso spaghetto volante significa risvegliare il pirata che è dentro di noi. Significa bendare l'occhio storto, aprire la mente e intraprendere un'esistenza che scansa i condizionamenti e gli stereotipi, al fine di edificare una società più giusta, pienamente laica. Finché lo Stato è laico veramente soltanto sulla carta, permettendo ingerenze e privilegi alle altre religioni, o tramutando in ospiti e forestieri quelli che dice di rispettare, i diversi, noi abbiamo il dovere di liberare estro e ardire per requisire per noi spazi di libertà di espressione e di pari opportunità. Esistono culti presso i quali gli uomini sono presentati come immagine e somiglianza di Dio. Immagine e somiglianza di Dio? C'è qualcosa che non funziona e posso vederlo persino con un occhio solo. Chi fortifica confini? Chi respinge vittime di guerra, chi colpevolizza la libertà di scelta, l'autonomia, non può assomigliare a un'entità che venera in quanto senza confini. Quindi, pirati del mio gaudente cuore, facciamo così: lasciamo tranquillo e beato il nostro Dio a godersi il vulcano di birra. Prendiamo i suoi 8 condimenti e partiamo, partiamo noi all'arrembaggio. Facciamo che questa società assomigli a noi. Abbiamo sognato di essere pirati da bambini, come se l'avventura fosse una prerogativa della fantasia o dei sogni o degli eroi. Ma che eroi? Il coraggio non è degli eroi, il coraggio è degli uomini liberi. Uomini capaci di difendere verità vere, vere fino a prova contraria. Siate semplici, ma non umili. Non siate stronzi, ma neanche fessi. Dunque, non rimanete saldi nella speranza contro ogni speranza. Siate lucidi, lucidi. E ho detto lucidi, non sobri. Non siate presuntuosi, ma abbiate amor proprio. Sentite, assaporate, gustate l'orgoglio pastafariano. Nati non siete per vivere passivi e conformi. Non siate moralisti,
ma abilitate l'amore e l'amicizia a tutte le varianti esistenti e anche a quelle desiderate. Non offendete, non insultate, siate ironici, ridete. I nostri riti non conoscono dogmi, la pappa è fallibile, ma la CP, la Chiesa Pastafariana Italiana, è l'associazione religiosa che è salpata come una nave verso un mondo di pirati. Salite a bordo, venite, venite su questa nave con me. Rame.